Ecco, siamo a pensare alle situazioni del settore elettrico italiano, un settore che nell'ultimo decennio ha attraversato e passato da una fase di relativa prosperità e floridezza invece a un momento di cattiva gestione e di situazione oggettiva di crisi per sovracapacità produttiva, per scoordinamento degli interventi nella generazione di potenza e nelle iniziative per sviluppare questo settore. E malauguratamente questa serie di situazioni che hanno visto entrambi gli schieramenti con poca lucidità e poca capacità di programmare ha condotto gli occupati del settore a calare in maniera massiccia e a trovarsi oggi a confrontarsi con una richiesta di Enel per avviare l'articolo 4 della legge 92, quindi un esodo fornero in gergo, e siamo impegnati a farlo capire ai lavoratori, siamo anche impegnati a fare in maniera che gli accordi applicativi vengano perfezionati, entrino nel dettaglio e supportino un po' l'azione che la CISL sta facendo nei confronti del governo, perché la scrittura delle norme applicative e delle circolari INPS possa recepire tante istanze e tante situazioni di tutela che i lavoratori hanno bene in mente e ci sollecitano ogni giorno. Da questo punto di vista il governo in carica ha rimesso a tema la strategia energetica nazionale, che proprio in queste settimane è oggetto di un confronto aperto con un forum disponibile online per il contributo di ogni cittadino, e come federazione insomma abbiamo in animo di dare il nostro contributo, perché questo è un settore, come spesso capita per i servizi a rete, in cui gli interventi devono avere una programmazione coordinata e di lungo termine. Ho già detto che purtroppo il periodo trascorso non ha visto questa capacità italiana di regolare, di dare una visione d'assieme, e ci auguriamo che invece di poter partecipare, di poter vedere un cambio di tendenza, la capacità di governare meglio settore come quello elettrico e l'elemento energetico che di fatto è vitale per un paese moderno.